cosa potrebbe fare Trump? Io vorrei distinguere fra le paure esagerate e quello che ritengo siano quelle fondate. Quelle fondate quali sono? Prima vorrei spiegare. In America, come altrove, tu puoi arrivare alla Casa Bianca pieno di ideologia di sinistra o di destra, ma una volta che ti siedi in quell'ufficio ovale, al timone, sei molto più costretto a quello che puoi fare, perché il sistema, la macchina arriva in tempo reale. E quindi io scommetto che Trump non farà una muraglia, non farà un vieto nei musulmani, non farà alcune delle cose più estremiste che ha annunciato, che erano fatte in modo demagogico per vincere in campagna. Però quello che Trump farà, secondo me, sarà già terribile. Vi spiego alcuni esempi. Armato con la maggioranza nel Senato e nella Camera dei Deputati, che insieme col Senato, queste due ali del Parlamento americano si chiamano il Congresso, qualcuno ha detto Congresso e Senato, no, il Congresso contiene il Senato, lui sarà in grado di nominare il nuovo giudice della Corte Suprema e avere un'approvazione subito. Cosa vuol dire questo? L'Italia non è l'unico paese dove la politica strumentalizza la magistratura e la magistratura strumentalizza la politica. Anche America è un paese così e abbiamo la Corte Suprema divisa fra destra e sinistra, 4 contro 4, dobbiamo essere in 9. Trump nominerà un uomo di destra estrema sociale, una specie di missino americano, per usare un esempio missino che capite. Missino americano, interessante. Fantastico. E Trump nominerà un uomo, sicuramente non una donna, tipo un Pino Rauti, alla Corte Suprema. Cosa succede? Che è probabile che ci sarà, voi ridete, ma questo è serio, ragazzi, è probabile che aborto diventerà illegale. Una donna non avrà più diritto a decidere quello che vuol fare col suo corpo, ragazzi, perché Trump vuole che la Corte Suprema renda illegale l'aborto. Allora, do un altro esempio, che non è estremo. Allora, ti fermo un attimo, devo far parlare da Giovanni Toti.